detto subito all'inizio della partita, con un gol che si è andato a rivedere, noi abbiamo visto, è fuori gioco. E poi questo ha messo, chiaramente questo episodio ha messo la partita in salita per noi, in discesa per la Juve Stabile. Voglio precisare che merita il primo posto in classifica per quello che ha fatto, una grande squadra, giocano bene. Noi siamo stati costretti, perché non riuscivamo ad arrivare bene a prendere gli avversari, siamo stati costretti a cambiare il sistema di gioco e dopo siamo andati meglio. Direi che il tutto è stato avvalorato da un grande secondo tempo, a mio avviso, dove abbiamo tirato, siamo stati anche pericolosi almeno in 5-6 occasioni. Abbiamo avuto un possesso palla importante, abbiamo fatto girare palla e abbiamo creato anche delle buone opportunità. Purtroppo, per un motivo o per l'altro, non siamo riusciti a pareggiare questa partita, che credo che il pareggio fosse il risultato più giusto. I colleghi di Torre, poi magari facciamo... Mister, buonasera. Sì. Maniero convocato, ma così improponibile per non metterlo nemmeno... Quarto d'ora, visto che la squadra produce, però poi... Maniero è rientrato in gruppo venerdì, sabato, perché veniva da un infortunio muscolare, e quindi sta cercando di trovare la condizione. Appena troverà una buona condizione, credo che ci possa dare una grande mano. Mister, invece su Ricci ce lo aspettavamo dal primo minuto, anche perché sempre avevo visto un po' di difficoltà, soprattutto il primo tempo mi trovavo in questa analisi, però poi giocando accanto a Ricci invece ha acquistato una sicurezza maggiore. Ce lo aspettavamo dal primo minuto, solamente la motivazione della scelta. La motivazione della scelta c'è, io credo di avere dei giocatori, dei difensori molto bravi, quindi valuto di partita in partita chi è più idoneo a giocare. Non mi avete chiesto però di Cocetta come mai l'ha giocato, perché? Perché non mi avete chiesto? Si aspettava dai nuovi più d'esperienza. Cioè ognuno chiaramente vede la partita a suo modo, io devo cercare di gestire questo gruppo al meglio e direi che appunto c'è dei difensori bravi che chiunque va in campo so che posso contare su di loro. Mister, la Juve Stabia ha 58 punti in 28 partite, nella maggior parte delle partite ha dominato le gare proprio a centrocampo. Si aspettava oggi di essere invece più dominante della Juve Stabia per una parte di gara, la seconda parte di gara, ma forse anche alla fine del primo tempo. Proprio lì a centrocampo è andata meglio la Turris rispetto alla Vesabia. A un certo punto Vesabia aveva anche un'inferiorità numerica a centrocampo, è lì che ha studiato la partita proprio per mettere in difficoltà la Juve. Sì, eravamo partiti con un altro assetto, come dicevo prima, poi non riuscivamo bene ad arrivare sull'avversario, eravamo sempre in ritardo. Abbiamo cambiato, come dicevo, il sistema di gioco, dopo siamo andati molto meglio. Abbiamo contenuto meglio la Juve Stabia e di conseguenza abbiamo preso anche un po' il pallino del gioco. E, come diceva anche lei giustamente, il secondo tempo direi che la mia squadra ha fatto un'ottima gara. C'era la pericolosità della Juve Stabia che di qualche ripartenza in contropiede si sono resi pericolosi in un paio di circostanze, però direi appunto che il risultato, a mio modo di vedere, noi avremmo meritato un risultato diverso, anche perché, come ho già specificato, l'episodio del primo gol lascia molto, molto amaro in bocca. Mi sembra che da un periodo tutto sommato positivo, insomma, la prestazione di questa sera può essere sicuramente di sprone per un finale importante di campionato. Sì, noi dobbiamo, l'ho detto ai ragazzi, noi dobbiamo andare a cercare di prendere punti un po' su tutti i campi, non è che dobbiamo fare calcoli. Dobbiamo continuare a giocare con il nostro entusiasmo, con il nostro spirito, con il nostro modo di fare calcio, cercando di sfruttare al meglio le occasioni che creiamo. Ma di partita in partita noi dobbiamo andare a cercare punti. Non esistono partite in casa, partite fuori casa. Noi dobbiamo andare a fare questo tipo di gare sperando di essere un po' più fortunati, un po' più precisi nelle conclusioni. Grazie.
perché c'è stata anche imprecisione da parte nostra, non è? Poi c'è stato anche l'episodio di Giannone, insomma, attraversa, basta due centimetri più bassa là dentro, quindi come sapete nel calcio il fattore C è anche importante, anzi soprattutto importante. Mister, tra Juve Stabia, Benevento, Taranto e Avellino, chi vince il campionato secondo lei? Allora, la Juve Stabia sarà sicuramente una grandissima protagonista, dimostrato fino adesso di meritare il primo posto giocando a calcio, però ci sono altre realtà molto importanti, ma credo che la Juve Stabia è cresciuta strada facendo, è partita così, diciamo, un po' sorniona, no? E poi vince, aiuta a vincere, adesso questi ragazzi hanno una convinzione importante che credo che possano dare delle soddisfazioni a questa società e a questa città.